Tre comunità in un unico abbraccio sotto il giglio in segno di solidarietà, scambio culturale ed amicizia. Per la festa dedicata a San Giovanni Battista a Villanova è arrivato un pullman di visitatori da Casavatore, cittadina accomunata da una simile tradizione. E poi c'era una folta rappresentativa di Fontana Rosa guidata da sindaco e parroco. Striscioni e cori per sostenere la vicina comunità toccata dalla brutta esperienza della caduta del carro il 14 agosto scorso. Da qui il bellissimo giglio di Villanova, decorato in paglia dorata da un gruppo di volenterosi giovani, è stato trattato da sorvegliato speciale. Massima attenzione alla sicurezza e divertimento senza distrazioni alle funi, ciascuna controllata da un responsabile. Per ogni funa un responsabile. Queste sono le prescrizioni che noi abbiamo rispettato, diciamo, nel migliore dei modi. Cosa significa il giglio per Villanova? Il giglio è un'antica tradizione, qualcosa che i villanovesi hanno nel cuore. Quest'anno il nostro giglio è più bello del solito, però mi sento di dire che, diciamo, anche il giglio di Flumeri, il giglio di Mirabella, il giglio e il carro di Mirabella, il carro di Fontana Rosa sono altrettanto belli. Non esiste campanilismo e antagonismo tra queste comunità, ma solo solidarietà, una solidarietà che noi oggi esprimiamo ai fratelli di Fontana Rosa. Questo legame tra il giglio e il carro, così come tutti gli obelischi che ci sono, e questa forma di solidarietà che il popolo di Villanova ha espresso verso di noi, e noi non potevamo mancare in questa bellissima occasione. In realtà abbiamo due cose in comune: il santo patrono, che è San Giovanni Battista, patrono della comunità parrocchiale del comune, e poi anche la tradizione dei gigli. Anche se differisce un po' come esperienza, tuttavia c'è questa tradizione in comune. Complimenti per la coroncina, bel decoro, l'ha come fatto vedete, lei. Io da oggi domani sarò un santo anch'io, l'aurela l'ho messa un pochettino più basso, poi la mettiamo più in alto. Di dov'è? Io sono di Atripalda e vengo con piacere qua il giorno 27. Perché mi piace questa manifestazione e spero che il tempo e i paesani riescano a mantenerla duratura nel tempo, perché sono cose belle, diciamo si ritorna un pochettino alle origini. Io vengo dalla Germania, mi trovo qua in questa giornata che siamo stati prima a San Geraldo e poi siamo venuti qua. Una bellissima giornata trascorsa, piena di serenità e pace. Quindi all'insegna della religione, della fede, ma anche del folklore. Sì, anche, soprattutto la cultura. In Italia è molto bella. Io che sto in Alta Italia mi manca soprattutto questo, la cultura. Sono residente a Voghera, provincia di Pavia, da oltre 35 anni. A Voghera ci sono queste tradizioni? Assolutamente no, anche nei paesi contadini non ci sono queste altri tipi di tradizioni, ma queste qui no.